E ora veniamo a parlarvi di Temptation Island di questa edizione, condotto ovviamente come sempre magistralmente da Filippo Bisciglia. Ovviamente un programma ideato da Maria De Filippi, che oltretutto in questa edizione sta raggiungendo risultati elevatissimi di pubblico da casa che lo segue. Ma entriamo nello specifico del programma stesso. Nella terza puntata di Temptation Island abbiamo visto l'uscita di Davide e Alessia. I due in televisione hanno deciso di lasciare il programma assieme, dopo che lui aveva richiesto il falò anticipato perché non sopportava più di vedere quanto vedeva nei pinnetti della sua donna. Una decisione che in parte ha sorpreso molti dei fan della trasmissione. Oltretutto, insomma, nel giro di tre puntate abbiamo visto che già due coppie hanno deciso che per loro era già arrivato il momento di dichiarare l'esperienza all'interno del programma conclusa. Nell'ultima puntata inoltre abbiamo assistito al falò di confronto fra Gabriella e Giuseppe. In televisione abbiamo visto che i due hanno lasciato il falò da sperati, ma subito dopo abbiamo visto entrambi molto provati. Lui che non riusciva a superare il fatto che lei abbia baciato un tentatore, lei che in lacrime diceva alla produzione che avrebbe voluto andare ad abbracciarlo, ma che non poteva per quanto era successo e per come si era comportato. Lo stesso Filippo Bisciglia ha concluso dicendo in riferimento a Gabriella e Giuseppe che fra di loro il viaggio nei sentimenti non è ancora finito. Insomma, facendo chiaramente comprendere che ci aspettano delle novità. Mentre Mirko e Perla sembrano sempre più distanti con lei che ha già detto che lui è la rovina della sua vita, tutto questo mentre Francesca sta sempre avendo più certezze su di lei e su quello che vuole dalla vita e pare proprio che Manuel non sia la persona giusta per lei. Su tutto questo si abbatte la segnalazione della nota gossipara web influencer Deianira Marzano che ha svelato grazie ad una segnalazione come sono andate a finire le cose fra di loro. Ricordiamo che le coppie fino alla fine del programma non possono rilasciare interviste o fare foto con i fans o altro che in qualche modo possa svelare come sono andate le cose. E per quanto abbiamo capito ci sono anche delle penali molto severe su questo. Infatti dalla foto che è arrivata alla stessa Deianira pare che Francesca non sia stata esattamente ligia al regolamento. Infatti la foto pervenuta a Deianira Marzano la mostra in compagnia di un ragazzo. L'utente che ha segnalato la foto ha precisato che si tratta di un fan della ragazza. Ecco le testuali parole. Buonasera Deianira, sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island. Da appena finite le registrazioni lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa. E conclude dicendo il segnalatore che ti sto per mandare una storia di un ragazzo di Ceccano, non amico e seguace di Manuel, dove si vede Francesca. Secondo te si può? Ora ovviamente rimane da capire se questo fantomatico lui sia solo un fan oppure invece sia una nuova frequentazione. In questo secondo caso ovviamente vorrebbe dire che Francesca sarebbe uscita dal programma da single. A questo punto non ci rimane che attendere per vedere come stanno realmente le cose.